Salve a tutti, io sono DonGamer e bentornati su Teardown. Oggi ci proviamo Morse Lunga, una mod per Teardown che aggiunge al gioco elementi in stile Arma 3, richiedendoci di sopravvivere in un ambiente molto ma molto ostile, guidando carri armati, utilizzando armi professionali e chi più ne ha più ne metta. Allora, da quello che ho capito, ci ritroveremo nel bel mezzo di un conflitto armato in un paese del Medio Oriente. Una sorta di virus si è diffuso all'interno di questo stato, ovviamente inventato, è uno stato che non esiste, che ha reso tutte le persone paranoiche e pertanto noi dovremmo cercare di evitare lo scontro oppure di affrontare e purtroppo uccidere il nemico. Essendo basato essenzialmente su un simulatore militare, dovremmo cercare di sviluppare delle tattiche efficaci ed efficienti per non morire fra atroci sofferenze. Quindi il nostro obiettivo sarà per l'appunto cercare di percorrere quanta più autostrada possibile. Per adesso il gioco in sé non ha una fine, essendo una mod in fase di sviluppo da quasi 2 anni, da quello che ho capito. Sembra proprio essere una delle mod migliori di Teardown. Di questa mod ho sentito parlare veramente tanto bene, quindi ero curioso di mettermi alla prova, visto che le mie abilità da un punto di vista militare sono pressoché inesistenti. Allora, potremmo giocare in modalità facile, normale oppure hardcore. Sì, vabbè ragazzi, cerchiamo di mantenere una difficoltà standard. Ovviamente la mappa viene generata randomicamente, quindi il punto di spawn, quello che incontreremo, chi incontreremo, il posizionamento di armi, oggetti e via dicendo, sarà randomico di volta in volta. Ottimo, ho affrontato per conto mio il tutorial, ci sono voluti 20 minuti, questo gioco è molto più complesso del previsto. Vi faccio un veloce riassuntino. Allora, ad esempio, possiamo recuperare il carburante da qualunque veicolo abbandonato che incontreremo lungo l'autostrada e possiamo eventualmente rifornire i nostri tanicozzi a patto di averli nell'inventario. Qui in basso a sinistra abbiamo la barra della fame, la barra della sete, quindi ci dovremo nutrire ed abbeverare. Ovviamente abbiamo un ciclo giorno-notte, ma di notte non si vedrà praticamente nulla. Qui viene indicata la distanza che abbiamo percorso prima di morire fra atroci sofferenze. Il nostro denaro, da quello che ho capito, hanno appena aggiunto un mercante. Qui a sinistra invece il manichino indica la nostra salute. Ad esempio, se veniamo gravemente feriti alle gambe, non saremo più in grado di camminare, correre e via dicendo. Allora, mi danno già un po' di oggetti curativi, che cosa buona e tanto giusta. Oh no, sono spawnato con un veicolo mezzo distrutto. Vabbè, della serie è meglio che nulla. Allora, prendiamo il tanicozzo. Vedete che adesso compare scritto refuel e pian pianino posso riempire il serbatoio di carburante del veicolo, che è quello in basso a sinistra con l'indicatore fuel in giallino, arancioncino, qualche cocchio di colore. Allora, vediamo un po' come faccio a aprire la porta dietro. Ah, così, aspetta. Complicato del previsto. Ho trovato un libro. Wow. Nel post apocalittico è la cosa più utile della vita. Aspetta, aspetta, c'è un bel veicolo qua davanti. Cos'è sta roba? Del Gazelle. Non chiedetemi cosa fosse. Ha un aspetto molto serio. Allora, vediamo un po'. In teoria io posso fare anche l'opposto, ovvero avvicino il tanicozzo al veicolo e se premo Q si dovrebbe svuotare. No, non funziona col tanicozzo grande. No, si è rotto il tanicozzo. Non me l'aspettavo. Ok, come non detto gente, sono fregato a prescindere. Allora, vediamo di partire l'avventura. Magari alla prossima run ti utilizzo se spawni ancora. Come vi dicevo, le mappe sono generate randomicamente e pertanto dobbiamo incrociare le dita e sperare in uno spawn benigno. Ah sì, di tanto in tanto il gioco si blocca così perché sta caricando la parte successiva della mappa. Uila, carri armati, belli loro. Aspetta che non spappolo il veicolo. Abbiamo trovato anche un bel camion abbandonato. Allora, diamo un'occhiata. Abbiamo comunque un veicolo. I frena. Ho premuto E per scendere, buongiorno. Mio Dio, i freni dei veicoli fanno veramente schifo. Come lo apro? Si sta muovendo? Ui, ho sentito colpi d'arma da fuoco? Stanno già sparando? E vabbè, che campo visivo che non c'erano quei tizi. Non ho neanche un'arma con cui difendermi allo stato attuale. Ti prego. È vuoto. È completamente vuoto, ma la tessitudine a palate? E no, eh. Come dicevo, non siamo obbligati ad affrontare il nemico. Possiamo anche fuggire. Qualora non avessimo la benché minima possibilità di sopravvivere. Quello è un lanciamissili, quello è un lanciamissili. Aspetta. Buono. È morto? È morto laggante? No, no, no. Ok, forse è morto perché ho visto che ha perso l'arma. Aspetta che provo a colpirlo. È certo. L'ho mancato. Mi ha spappolato il veicolo. Ricordiamoci che è pur sempre Teardown. Signore, sono da questa parte. Buongiornissimo. E addio, è stato un piacere conoscerla. Brutto modo di andarsene. Oh, perfetto, abbiamo utilizzato il veicolo come arma. Ho ottenuto delle munizioni. È un Simonov. Piccolo stellino, vieni da papino. Dov'è il tizio col lanciamissili, signore? Me lo presta il lanciamissili, dov'è? Un RPG, bello. Devo fare attenzione a non farmi esplodere da solo. Un altro RPG. Ok, fin tanto che stanno nell'inventario. Chi sono io per lamentarmi? Bandage, ciocci. Ok,
Poi è il ciocci. E dovunque sto ciocci, credo vada di moda e ho trovato anche dei chiodi. Allora, datemi un secondo che l'inventario si apre con la G. Ciocci, disgust. Ah, è una cioccolata praticamente. Pertanto se la mangio dovremmo ripristinare parte della nostra fame. La batteria della macchina, del metallo, tanto metallo, della gomma, la Coca-Cola. Oh mio Dio! Ok, abbiamo iniziato bene. Poi vabbè, probabilmente morirò fra atroci sofferenze. Inoltre mi dicono che un'arma corpo a corpo. Ah, un tomahawk con cui possiamo all'occorrenza rompere gli oggetti. Oh, il culo ai nemici. Va bene anche per quello. E vabbè, stanno già calando le tenebre. Sto gioco un ciclo giorno-notte anche troppo rapido, questo poco ma sicuro. Allora, ho la vaga impressione che non dovremmo fare troppa strada per trovare la prossima zona. Proviamo a salire a bordo, ma il veicolo è ancora integro? No, direi che non se la passa molto bene. Ce l'hanno un po' danneggiato, ma per adesso ci possiamo accontentare. E vabbè, stanno già prendendo il focus di me. Provo a metterli sotto, che faccio? Tanto possiamo ricominciare la run, nella peggiore delle ipotesi. Allora, c'è un tizio. Ok, frena, 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 frena. Ci sono tanti tizi. Però una bella base rifornita. Ok, fatemi provare che non l'ho mai combattuto in teardown. Bene, 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 bene. Ok, colpo alla testa. Gioco lagga dopo. Questo coso è brutto per una frazione di secondo. Devo fare attenzione perché ho un singolo caricatore. Pertanto le mie munizioni non sono infinite. Alcuni tizi sono anche corazzati. Quindi dovremmo colpirli più volte. O con armi di calibro maggiore. Buongiorno. Vabbè, 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 passa sotto l'on. Le tattiche della vita. Oh, dimmi che quello funziona. Wow! Ok, hanno le bombe a mano. Hanno l'extra cocchio di bombe a mano. Domani avrei un brutto brutto mal di testa. Ah sì, abbiamo anche la torcia in caso di necessità. Una P17, una C2 la prossima volta. Munizioni 9-19. Il problema è che il telone non conosce le armi e pertanto non sa quali proiettili siano adatti a quali armi. Allora, vediamo di recuperare tutto. Ho trovato anche dell'acqua, ottimo. Perché in teoria se trovo un mercante possiamo scambiare gli oggetti con il suddetto NPC. Abbiamo un tenicozzo di carburante, della morfina. Aspetta che non ci sia qualcun altro. Non riesco a leggere le didascalie, sto facendo una confusione assurda. Questo ad esempio è del legno. Devo capire come funziona, ma da quello che ho capito lo possiamo utilizzare per rinforzare, per creare una sorta di corazza esterna sui nostri veicoli. Un analizzatore di gas. Ok, bende, medikit, un libro. Vabbè, se devo andare a far la cacca almeno ho qualcosa da leggere nel frattempo. E vi dico, signori, poteva andare decisamente molto ma molto peggio. Sì ragazzi, lo so, la torcia in teardown fa schifo al cocchio. Abbiamo del metallo. Ma che roba? Beh, non so neanche se provare ad andare al piano superiore. È un casino qua. Ah, ok, non c'era nulla. Tanta fatica per niente. Aspetta. Buon salve. Mamma mia, i comandi e i controlli sono un incubo purtroppo. Vediamo un po' se uno di questi veicoli ha abbastanza benzina al suo interno. Tanni costa quasi pieno e sono anche in... Oh, io mi porto via questo. Ma funziona? Funziona come? Probabilmente la possiamo utilizzare. Dall'interno del veicolo abbiamo altra acqua. Un dischetto tanicozzo. Allora, vediamo un po'. Ah no, ok. Devo entrare nel veicolo e premere Q. Vedete che è collegato al tanicozzo. L'indicatore di carburante sta scendendo. Ottimo. Il veicolo si spegne e il tanicozzo è praticamente pieno. Allora, mettiamolo per adesso qua dietro. Stiamo anche morendo di fame e di sete. Guarda quanta roba che abbiamo recuperato. È qualcosa di assurdo. Abbiamo una Coca-Cola. Ok, la barretta si è un po' ripristinata. E prendo la ciocci, mi mangio la cioccolata. Non è che abbia nutrito più di tanto? E butta giù la sete anche considerevolmente. Abbiamo altra acqua. Ok, poteva andare molto ma molto peggio. Allora saliamo a bordo del veicolo. Che succede? Ah, perché posso sparare direttamente stando sopra. Allora aspettate un attimo. E come ho detto devo familiarizzare con i controlli e vi dicendo. Oh signori, fino adesso promette bene, non è niente male. E se premo tasto destro posso mirare in maniera molto ma molto più precisa. Sì ragazzi, mi dispiace per il lag, purtroppo non c'è nulla da fare. Cioè a livello teorico dovrei fermarmi in parte ad ogni veicolo per controllarlo. Ma è altresì vero che siamo nel cuore della notte. Che succede? C'è la strada bloccata. Oh porca boiata. Quello è un Cos'è successo? Quello è un lanciamissili? Il tizio è un lanciamissili, dannazione. Ok, cerchiamo di sparare stando a bordo del veicolo. Ti prego, non mi sparare. Ok, ok. Ok, l'ho preso, l'ho ammazzato. Buono, c'è anche un... Madonna, la mira è strasensibile. Signore, porti pazienza che adesso colpisco anche lei. Ma ci sono gli indicatori delle munizioni? Credo sia l'indicatore là in alto, 38 su 50. Ok, non posso fare quello che mi pare, piace. Oh, oh, c'è ancora qualcuno di vivo? Sì. Buongiorno, signore. Addio, signore. Morto? Più morto? No, direi sufficientemente morto.
Allora, diamo un'occhiata in giro, vediamo un po' se recuperiamo qualche altra arma. Bello, mi sto gasando anche troppo. I survival pixelosi mi piacciono veramente un sacco. Allora, spegni tutte le luci, che se non si vede niente. Ah, buongiorno signore, mi dia kit medico, munizioni 5.45, dell'acqua, perfetto. E un altro fucile. Aspetta un secondo, cosa si apre? Vediamo un po'. Aha, e no, non c'è niente all'interno. Per un secondo mi ero gasato. Ui là, quella laggiù è una stazione di benzina. Quindi vuol dire che ci sarà un sacco di carburante. Munizioni 5.45, dell'acqua. È stato l'infinito e oltre, gente. L'infinito ed oltre, hai capito lo zio Telone? No, aspettate, volevo. Signore, si può levare che devo prendere le munizioni? Porti, aspetta, il tizio aveva il visore notturno? Non glielo posso cavare? Ah, ma io lo voglio, il visore notturno. E vabbè, c'ho l'inventario strappieno. C'ho lanciamissili come se ci fosse un domani. Bello sto fucile, allora, aspetta un secondo. Allora, mi sa che dobbiamo prima cavare questo e metterlo qui. No, gioco, allora, facciamo così. Svuotiamo le munizioni. Buttalo, maronne, a terra per un secondo. E mettimi qua il fucile. Che casino, abbiamo 4 proiettili di 30. Ma non ho altri caricatori, il gioco dice no. Guarda quanti accessori che non ha quest'arma. Belle loro. Allora, aspetta, facciamo così. Unload magazine, unload chamber. Ok, quindi butta giù l'arma. Equipaggiami il cugino di secondo grado. E ora ci posso rimettere. Ah no, ok, ha già il caricatore a posto. Fammi vedere. Bello lui, questo deve essere il fucile. E questo invece è una versione potenziata del fucile d'assalto che già stavo utilizzando prima. Me lo porto comunque via in caso di necessità. Allora, aspetta seconda. Ho salvato la partita perché spero di poterla ricaricare in caso della mia inevitabile morte. Vediamo un po' se troviamo il lag. No, volevo dire il carburante alla stazione di benzina, che ovviamente sarà guardata a vista. Aspetta, rallenta. Se qualcuno spara un proiettile lì, dite che lo faccio. Ok, giusto. No, no, Lon. È un gioco survival in fin dei conti. Allora, siamo riusciti a scendere. Cosa sto guardando? Ah, buon salve. Posso comprare dei perk? Ma mi costano 500 dollari. Quindi abbiamo praticamente delle abilità secondarie. Molto, ma molto. Che lagone. Interessante. Ah, qui possiamo prendere o recuperare degli oggetti, scorte, e chi più ne ha più ne metta. Possiamo dormire nel letto, presumo che ci permetterà di far passare più tranquillamente. Non c'è il signor mercante la notte. Oh mio Dio, se quello è un visore notturno io godo come non ci fosse un domani. Allora, fatemi fare una prova. In teoria devo spostare qui l'oggetto. Vendilo per 2,80. Bene. Abbiamo già un RPG. Svuotiamo l'inventario, vediamo un po'. 3,30 da vuoto, e se l'ho fatto pieno 5,80. Un po' di denaro, non mi farebbe schifo? Va bene, speravo di poter fregare il sistema e invece no. Abbiamo del metallo per 150 dollari, ok. E per ora mi ritengo soddisfatto. E sì, ma io come compro da lei? Buying, eccolo qua. Guarda roba che c'è. Ci sono le granate, porco cane, costano un botto. Allora, vediamo un po' se ha dell'armatura. Da 8,50. Non so se è meglio di quella che ho io. È un'armatura di livello 5. Ah, la Gazel che ho trovato prima era un'armatura. Questa invece... No, non volevo comprare... volevo vedere come fosse. Ma vabbè, dettagli. Non so neanche se è meglio o peggio. No, è di livello 4, quindi gliela rivendo. Dai, ho perso tutto il denaro. Guarda questa. E vabbè, iper serissima. Notavo inoltre che la mia barra della sete è praticamente ridotta al minimo. Ok, abbiamo... Ho tanti ingredienti, ma siamo giù di cibo. Forse ne troverò un po' all'interno della stazione di servizio. Ci arrivo vivo? Probabilmente sì. Ok, allontaniamoci dalla zona del mercante. Proviamo ad entrare di prepotenza, sperando che non ci sia nessuno. Buongiorno. Un salve. Sono un normale cliente, non sparatemi. Non c'è nessuno. Una granata frammentazione, non ci credo mai nella vita. Vediamo un po' se all'interno dei vari stand hanno lasciato qualcosa. Della cioccolata schifoserrima. Per fortuna che gli oggetti con cui posso interagire li hanno messi un po' in evidenza. No. È pur sempre teardown, gente, ed è super mega buggato, ve lo ricordo. Ok, abbiamo altra cioccolata. Fagioli. Aspetta, avevo trovato anche prima dei fagioli, o sbaglio? Da quest'altra parte abbiamo della Coca-Cola e della Ciocci. Quindi altra cioccolational. Oh, per adesso meglio che nulla. Mi mangio la cioccolata, mi bevo la Coca-Cola. Oh, mi ha ridato anche un po' di fame. Ok, gli zuccheri quindi funzionano all'interno del gioco. Qui abbiamo i fagioli. Aspetta, quindi... Che sta succedendo? È scatenata la tempesta di sabbia? O è una tempesta di neve? Non lo so nemmeno io. È tutto possibile. Vediamo un po'.
sono tutti vuoti. Ma che bucerrimo. Non c'è neanche un po' di carburante quasi all'interno. Allora, datemi un secondo che vediamo di rifornire il tanicozzo del nostro veicolo. Abbiamo rifornito praticamente nulla. Allora, cerchiamo di essere tattici. Come dicevo, buttiamo il tanicozzo tipo qui. E devo premere E. Come funziona? Dai. Buon salve. Dopo un'ora che girava come un pirla, si accorse che c'era la manichetta. Manichetta, vieni qua. E potete vedere che posso svuotare il contenuto all'interno del tanicozzo. Molto più realistico del previsto. Ma che sta mod l'hanno fatta bene? Aspetta, no. Prendi la manichetta, vai. Oh, signori, ridendo e palpeggiando le pompe di benzina, ho già riempito metà del tanicozzo. Dai. No, deve essere proprio vicino. Se no lui dice io ti rompo in marron glacé. Ok, diciamo che mi accontento. Riempiamo nuovamente il tanicozzo. Dai, gioco non rompere le balle. Ok, vediamo di ripartire all'avventura. Oddio, la visibilità è pressoché inesistente. Se incontriamo della resistenza nemica in questo momento, siamo nell'M più totale. Ecco, le ultime parole famose. Mi sono schiantato male contro i blocchi, il che vuol dire che ho danneggiato il veicolo. Ok, proviamo ad avanzare. Un po', buon salve. C'è nessuno in casa? Una zona laggante, molto tranquilla. Sì, nessuno mi ha sparato, quindi dovremmo essere a posto. Allora, vediamo un po'. Abbiamo altro carburante. Non so neanche se portami via il tanicozzo. Oh, a sto punto buttiamolo a bordo e chi si è visto si è visto. Allora, abbiamo ancora dei fagioli. Aspetta, come sposto sti contenitori? Un MRL, razioni quelle militari. E qua sotto un libro. Mentre invece qua sopra, sì sì, è chiaramente un checkpoint della milizia locale. Ma non mi sembra di vedere molto altro. Siamo stati anche già troppo fortunati, signori. Speriamo che la tempesta passi, perché non vedo uno stracocchio di nulla. Se finiamo in un posto di blocco, è finita. Vedo delle luci là davanti, vedo un sacco di lag. Gioco quando vuoi smettere di laggare. Grazie, molto gentile. Oh, sì, un posto di blocco. Buongiorno, signori. Allora, aspetta, hanno detto che ogni tanto il gioco si buggava. E devo fare una cosa del genere, tipo così e così. Sembra che stia funzionando, gioco. Aiuto, devo fare così. Ok, proviamo a riavviare la partita. È pur sempre una mod bagatella, non ci si può fare nulla in fin dei conti. No, ma non ci credo mai nella vita. Ma non ci credo mai nella vita. Mi ha respawnato all'inizio. Cosa cocchio serve salvare la partita se poi... porca la miseria, Datemi un secondo. Non sono neanche arrivato che già state sparando. Sì, il salvataggio è buggato. Siamo finiti di nulla, che stavo andando anche troppo bene. Stavo andando veramente un sacco bene. Chi è che si sta sparando? Non penso stiano sparando a me. Non ho più nulla. Ok, signori, almeno mi ha mantenuto il denaro. Abbiamo ancora i 460 dollari, mi consolo. Porca boia, si stanno sparando di brutto. Allora, abbiamo un veicolo DM. Un'auto d'epoca. Wow, il veicolo perfetto per farsi sparare addosso dal nemico. Allora, cerchiamo ancora una volta di investire le genti del luogo. Ma porco cane, avevo talmente tanto bottino, ragazzi. Come cocchio si fa? Oh, aspetta. Credo che stessero sparando a me, probabilmente. Boni, fermili. Oh, ma sono stato alla grande. Morici. Abbandona questa vita terrena. Aiù, affezionato alla vita sei. Aspetta che non è l'unico che mi sta sparando. Ma ci sono le fazioni? Mi pare che ci fossero le fazioni, in effetti. C'è il tizio bloccato malissimo dietro. Aspetta. Signore, si può levare dai maroni quando secondo? Allora, vediamo un po' se riesco a recuperare delle armi direttamente qua al checkpoint. Siamo fortunati. Medikit, esplosivo. Della Coca-Cola. E dai, datemi un'arma. Cosa che c'è qua dentro? Della vodka, ho trovato della vodka, meglio che nulla. No, direi che stanno sparando a me. Porca la miseria, stanno tanto. Aiutatemi a dire tanto. Sparando a me. Mi hanno colpito la gamba. E perfetto, ora mi hanno colpito al braccio e sto morendo dissanguato. Ma che buccio di chiurlo. Allora, se mi date 5 secondi dovrei avere delle bende che devo mettere qua. Ok, mi sto curando. Oh, l'ho visto, sale a bordo. Caccia la miseriaccia. Così, le ridò il cugino. Porti pazienza. Ok, cerchiamo di investirli. No, non ti levi dai maroni proprio adesso. Ok, ora sono decisamente molto più morti. Sti bastardi. No, è vivo, è ancora vivo. È ancora tanto, aiutatemi a dire tanto vivo. Ciccio, hai rotto tanto le palle. Ma lo sto ferendo. E dai, e morce. Ok, ora l'ho investito male. Non può essere ancora vivo. Oh, mio Dio.
Ok, altre scorte militari. Scusi, si può spostare, vediamo un po'. Munizioni 5,25. Oh, munizioni per il fucile. Arma buggata male. Oh, un fucile. Meglio che nulla. Mentre invece l'altro tizio, piccolo stellino, mi piace un sacco. Ok, almeno ho un'arma. Il problema è che ho veramente pochissimi proiettili. Aspetta che guardo all'interno di questo autobus molto ma molto abbandonato. Buon salve. La poracitudine era esattamente ciò di cui avevo bisogno. Non ne ho già abbastanza nella vita vera. Signori, ho trovato un carro armato che posso guidare. È funzionante? Oh, è molto funzionante. È tanto funzionante. Oh mio, e anche tanto Dio. Ok, sarà lento da far schifo, presumo. È tanto lento. Cioè, adesso sono praticamente inarrestabile, siamo onesti. Oh, aspetta, ho visto un veicolo sulla sinistra. Vabbè, destra, vabbè, dettagli. Dobbiamo assolutamente trovare una bella scorta di carburante. Allora, qua dentro non c'è una ciolissima di nulla. Apriti. Ah, porca boiazza. E quanto è duro? Aspetta, c'è il cugino del carro armato che abbiamo appena incontrato. Tuttavia, ha i cingoli distrutti e presumo di non poter neanche recuperare il carburante. Ah, che sfiga. Nel frattempo stanno calando le tenebre. Tuttavia c'è un edificio dall'altra parte della strada. Presumo non ci sia nessuno, visto che non sono venuti a rompermi le balle. Ah, non c'è neanche nulla. Niente di niente. Ok, non ci resta che proseguire. Ovviamente a bordo del nostro inarrestabile carro armato. Oh, come trita tutto lui. Quila, cos'è, una stazione di servizio mezza distrutta? Gioco. Buongiorno. No, ti prego, non crasharmi adesso che ho trovato un coppio di carro armato. Aspetta, aspetta, che la mira è di una sensibilità assurda. Ok, non l'ho ucciso, non l'ho ucciso. Ora l'ho molto ucciso. Un attimo che il gioco ricarica l'arma. Aspetta, è difficile. È meraviglioso, gli faccio esplodere la guardiola. È più corazzata del previsto. Buono. Come fanno a danneggiarmi con quei fucili d'assalto? Che spettacolo. Ah, ma ci sono anche i banditi. Aspetta. Ui là. Quindi questo è un fucile. Aspetta, non mi aspettavo di spattare a parte. Buono. Aia. Aspetta, l'ho sentita tutta. Ok, trucidato. Buongiorno. Sì, signore, c'aveva un cugino. Ricarica. Cosa, cocchio di arma. Ho ucciso. Ottimo. A saperlo potevo lasciare che si scontrassero contro i soldati. PPSH 41. Perfetto. Mi hanno finito la gamba. Sì, sto camminando molto ma molto lentamente. E vabbè, ma le tenebre calano troppo rapidamente in sto gioco. Allora, dovrei potermi curare in teoria. Vediamo un po' come faccio a curarmi la gambina. Ora invece l'arto è rosso, quindi presumo di poterlo curare in maniera standard. Sì, ed è diventato invece verde. Mio Dio, sto gioco se è complesso, signori. Allora, abbiamo un'altra stazione di servizio con presumo delle bende. Abbiamo la Red Bull. Beh sì, la Red Bull era troppo mainstream. Un sacco di Coca-Cola. Mi sembra di aver visto qualcosa. Devo spegnere la torcia perché i riflessi di sto gioco sono micidiali. Abbiamo trovato un altro kit medico e credo che il resto, purtroppo sia stato già ripulito. Oh, poteva andare molto peggio. Mi sembrava di aver visto dei fagioli compenetrati male con la parete. E direi giusto in tempo, perché siamo messi malissimo. Beviti una Coca-Cola e magnete anche dei fagiolozzi. Ok, siamo messi meglio del previsto. Ho un braccio leggermente fuori uso, però non sembra che ci siano state delle conseguenze. Purtroppo non ho un tanicozzo e pertanto non posso rubare la benza. Ah, che sfiga assurda. Sì, sì, la stazione di servizio è tipo mezza esplosa. Allora, lasciamo qui il nostro carro armato. È inutile rischiare di subire danni. Qui là, non so che arma fosse, ma è un aspetto molto serio. Sicuramente ci sarà qualcuno a questo posto di controllo. Diamo un'occhiata. No, vi giuro, mi sta salendo un'ansia incredibile. Aspetta, che ho trovato qualcosa. Ah, l'ho ammazzato! Ed è quando gli ho sparato prima, devo averlo fatto fuori. Un RPG. I fuck! Vabbè, sono contento per te, almeno qualcuno che è bomba. Ma vabbè, dettagli. Munizioni. Per uno si vedono delle munizioni, guarda roba che ho trovato. Potessi scaricare qualcosa, cioè parte dei nostri oggetti all'interno del carro armato, non sarebbe male. Quello è un nemico? Abbiamo un sacco di armi, ma purtroppo nessun fucile da cecchino. Allora, fammi equipaggiare. Ah, aspetta, devi prima togliere l'arma numero 1. Mettere l'arma numero 2. Bravo, Lonino. Anzi, teniamoci da parte un fucile a pompazza, che non mi pare la peggiore delle idee. Aspettate un attimo, perché davvero i comandi sono poco intuitivi. Ok, meglio che nulla. Siamo almeno ben armati. Beh, una cosa è certa, in questo gioco le notti sono veramente una cifra scure.
come è giusto che siano. Allora, ripartiamo, maronne, all'avventura. Ovviamente faccio breccia perché non me ne frega nulla. Ah, ok, non è stata una buona idea. Cioè, io provo a salvare, ma non è che l'ultima volta sia andata poi così tanto bene. Dove stiamo andando? C'è un veicolo mezzo distrutto, siamo sopra un ponte. E direi che c'è un'ulteriore stazione di servizio. Guarda, c'era un altro carro armato. Gioco, il lag. Ok, vediamo di fermarci in mezzo secondo. Magari trovo un tanicozzo e c'è un altro posto di blocco davanti piano. No, no, porca miseria, che fa sti colpi improvvisi, mi fa cacare in mano. Dai, datemi un bel tanicozzo di carburante. Come faccio a portarla via? Forse riesco a rifornire il veicolo se lo avvicino abbastanza alla pompa stessa. Non so quanto sia realistica questa mod, che fino adesso, signori, non mi aspettavo che sarebbe stata... Che è stato? Ho sentito un colpo d'arma da fuoco? O sono scemo io? Vabbè, abbiamo del succo d'arancia, altra cioccolata. Va che sto tizio c'ha sempre sete, ho capito che siamo nel bel mezzo del deserto. Aspetta, aspetta, questa è la zona del mercante. Sì, è la zona del signor mercante. Buongiorno, principessa, come andiamo? Ok, vediamo di vendergli alcune armi che non penso siano tanto potenti quanto le nostre. Però aspetta, svuota almeno il caricatore, perché le munizioni mi servono. Ti vendo l'arma e tanti saluti. Abbiamo un sacco di denaro. Per sicurezza vediamo di comprare un po' di acqua. Oh, pensavo fosse, ne avessi più di uno, porco cane. E anche del cibo. Abbiamo della spam, meglio che nulla. Perfetto, abbiamo dei... Le pita, ok. Allora, non ho un'armatura purtroppo per me. E vabbè, ma costano un sacco allo stato attuale. Anche i prodotti medici, come potete vedere, non sono per nulla economici. Abbiamo dei caricatori che... E vabbè, dillo che ce l'hai con me. Ah, aspetta, ma sono i caricatori per aumentare la capacità delle nostre armi. Ah, ok, ora ragioniamo. Sotto ammo, invece, abbiamo le munizioni. Allora, subito bene, ti dice qua sotto, vi vengono indicate le tipologie di munizioni delle varie armi, 12 GA e 5,45, pertanto le possiamo acquistare. Per una modica cifra, presumo che 60 voglia dire 60 proiettili, io la butto là e voglio sperare di non essermi sbagliato. Abbiamo ancora 758 dollari, quindi posso acquistare un perk. Cosa ho acquistato? Sì, ma cosa ho acquistato? Ricochet. Le proiettili hanno una probabilità maggiore di rimbalzare e presumo di colpire il nostro avversario. Allora, salva. Aspetta che sto bevendo una vita vera e mi dice che ha sete pure lui. Buono, buono, buono. Un attimo. Che cocchio. Sono stracagato in mano. A posto. Spavento. Allora, se tocchiamo le pompe di benzina, gente, siamo belli che morti. È abbastanza ovvio. Ok, proviamo a scendere. Sono sopra il carro armato. Allora, posso fare così. Dai, togliti. E no. Sì, 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 funziona. Sì, ma ha rifornito poco e nulla. E purtroppo io dipendo anche dalla lunghezza del cavo. No. Ma che cocchio. Ok, ops. Ho fatto una cavolata. Non pensavo di poter sparare direttamente da fuori del veicolo. Ok, ho sprecato quel colpo, ma vaffanclam. Ok, vediamo di riprendere il nostro viaggio. Wow. Beh, c'è un veicolo laggiù. Mi aspettavo che loro potessero guidare veicoli, Boni. Sì, ma sono troppo veloce. Oh, certo. Wow. Che cocchio ho fatto? Un colpo perfetto, erano dei banditi. Non ci credo mai nella vita. Cosa fa partire l'allarme, porco cane? Lo stavano guidando il veicolo. No, beh, una scena che manco mai col baseball. Merda, poppa una cifra. La smettiamo di sprecare colpi? Sì, non possiamo andare avanti in questo modo. Aspetta che c'è un altro carro armato laggiù, dammi un secondo. Aia, che succede? Perché sto perdendo sangue? Ero dentro il veicolo, non posso essere rimasto ferito. Gioco, ho capito che sei stato sviluppato da agenti con delle abilità discutibili, ma... Come cocchio ho fatto a rimanere così tanto danneggiato? Aspettate che è difficile capire ogni oggetto medico come debba essere utilizzato. Vediamo un po' se mi avete droppato qualcosa. Niente di che. M'hanno fatto malissimo. Perfetto, sono riuscito a curarmi leggermente, ma non grido al miracolo. Dannazione. Ci sarà un tanicozzo di carburante da qualche parte. Queste sono tutte vuote probabilmente. La poracitudine come al solito. Oh, io riprendo il viaggio, si sa mai. Aspetta, questo sembra molto ma molto integro. Gioco. Come carro armato. Vediamo un po' se siamo fortunati. Come no? Dai che era perfetto. I cingoli sono ancora integri.
Perché non me lo fai utilizzare? Oh, ma dai! Si muove anche la canna? Guarda come si muove la canna! Ah, santo cielo! Di questo passo dovrò abbandonare il nostro meraviglioso carro armato. E niente, speriamo di essere più fortunati. Anche se la barretta del carburante sta scendendo pericolosamente. Dai, che abbiamo ancora un bel po' di proiettili. Beh, sei? Ma è meglio che nulla. Una volta tanto che ho un carro armato e non incontro praticamente nulla. Allora, c'è un autobus abbandonato. Beh, scusi signore, lei dove ha parcheggiato? In mezzo all'albero. Vediamo un po' se posso entrare. O potrei anche guidare all'occorrenza. Ho trovato della gomma. Oh mio Dio, come faccio a guidarlo questo? Buongiorno. Tapita che recupero del metallo. È leggermente compenetrato male col terreno. Ma giusto un attimino. Provo a guidarlo ma... No. La fisica del gioco è intervenuta a farmi cambiare idea. Apri le porte. Sono bloccato. Apri le... Porcoccio la miseriaccia. Tirami fuori. Grazie. È molto gentile. Facciamo finta di nulla. Se penso a tutta la benza che avevamo nella run precedente. Allora, vediamo un po'. No, mi sa che lo dobbiamo abbandonare. Lag, placati. Oh, mi stanno sparando? Direi di sì, Bonnie, aspetta un secondo. L'ho preso? L'ho preso in quel po'. Gioco, laggete. Dategli un secondo, tra un po' la smette di laggare. Certo, c'hai provato. Ma hai fatto malerrimo. Ok, il tizio dovrebbe averlo messo sotto. Però, se ho capito bene, abbiamo finito il carburante, quindi a prescindere... Sono rimasto fregato. Allora, sembra una ba... Zeb è in difesa. Facciamo un quick load. Tanto sono bello che morto ormai. Non so cosa mi abbiano colpito dalla nazione. Signori, lo spawn è completamente differente. Wow, dove vuoi essere finito? Quella è una torretta che mi spara? C'ha l'aspetto di una torretta pronta a aprire il fuoco. Ok, abbiamo ancora un po' di carburante. Vedo del movimento. Giurerei di aver visto del movimento. Occhi aperti. È una base serissima. Oh no, si sono buggati. Gli NPC di nuovo, mi sa. Guarda chi c'è. Gianni e Pinotto dei poveri. No, non scendete dal veicolo. Li vedo un attimino sminchiati. No, non ce la fanno. Aspetta. Oh, ok. Così, a prescindere, non dovrebbero rompermi i maroni. Mi sa che se ricarico la partita, si sminchia un po' il tutto. Cos'è sta roba? Oh, buongiorno. Posso utilizzarlo io? Ah, non chiedetemi come io abbia... Oh, porca miseria. Ha funzionato anche troppo bene. Ha funzionato davvero troppo ma troppo bene. Mi sa comunque che tutti gli NPC saranno leggerissimamente sminchiati. Comunque è la mod più dettagliata che io abbia mai incontrato all'interno del gioco. Buongiorno signore. Beh, vorrei sparargli al tizio. Ah, ma è morto? Ah, mi sa che sono morti. Ok, forse non è completamente sminchiata. Fatemi dare un'occhiata in giro. Apriamo la CS. E ho trovato delle munizioni. Ma sicuri che lo siete vivi voi altri? Gioco dice no. Probabilmente sono stati tutti uccisi dai militari. Però mi aspetto molto vivo. Cioè, non so perché io abbia sparato a terra. Ok, datemi un secondo che ci riprovo a... Mi ha detto reset door. AI. Non sta succedendo nulla. Ok, mi faccio gli stracocchi miei. Diamo un'occhiata all'interno della base militare. Buon salve. C'è qualcuno che non si è buggato perché ho ricaricato il checkpoint? No, mi sa che la gente è tanto morta. Beh, adesso ho un dubbio. Così, signore, si può spostare. Scorte militari, ottimo. Dimmi che lo posso guidare, dimmi che lo posso guidare. 0 di 25. 0 di 25 cosa? Signore, lei è morto in maniera molto, ma molto artistica. Mi piace che gli hanno messo le scorte direttamente dietro il proprio corpo. Vediamo se passando da una zona all'altra probabilmente il tutto ricomincia a funzionare. Un telone può sempre sperare, dannazione. Oh, sta zona non avrei mai e poi mai superata se non si fosse buggata. È altresì vero che avrei potuto utilizzare queste mitragliatrici. È un po' che figata. Wow. E che è? Ribadisco, anche a troppa sensibilità. Speravo tuttavia di trovare delle scorte decisamente migliori. Beh, aspetta. C'è una pistola P17 presa. Ottimo. Oh, peggiore delle ipotesi, passo anche alle armi più blande. Ok, cerchiamo di proseguire. Vediamo un po' se troviamo un veicolo che sia almeno corazzato. Allora, vediamo un po' se qualcuno ci ha lasciato dei regalini. Oh, una tanica di benzina. Finalmente potrei anche riuscire a tornare al carro armato. È un'area in costruzione. Allora, aspetta che non danneggiamo la tanica di benzina. Piano, con molta calma, telone. E per il resto... Oh, un kit medico, ma di quelli seri. Ok, a scorte siamo messi veramente molto bene. Vediamo di nutrirci un
Attimino, perfetto, abbiamo ancora... No, non ho la Coca-Cola, bevi l'acqua. Visto che la Coca-Cola nutre anche. Ok, lascio il tanicozzo perché ci sto mettendo troppo. Diamo un'occhiata in giro. Questo com'è messo? No, gli manca una ruota. Sì, ma è tutto smazzucca. Buon salve. Sono scemo io o i veicoli o si parcheggiano in questo modo? Ma si è buggato? No, 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 no. Credo che sia voluto. Se incontriamo gente svenuta vuol dire che il gioco si è molto, ma molto buggato. In effetti mi sembra strano che non stiamo incontrando della resistance. Buon salve. Scusate, c'è della resistenza da queste parti? Ok, passiamo sotto il veicolo. Dai, non posso neanche ricaricare. Avete visto come sono rimasto profondamente fregato prima? Però sì, abbiamo trovato della vodka. Ottimo. Un'arancia. Sta laggando a schifo il gioco, gente. Assolutissimamente sì. Va che la gente da ste parti non ha capito come si guida. Aspetta un attimo. In teoria io potrei prendere il camion se riesco a tirarlo giù da là sopra. Ok, delle bende. Devo vedere di sistemarmi il braccio. Mi pare che dobbiamo utilizzare prima quello rosso sull'arto che è eccessivamente ferito. Ah, è un kit per operazioni chirurgiche. Ok, ora ha molto più senso. Dannazione che questo veicolo è andato. E ora posso usare quello giallo? Se è giallo, santo daltonismo. Ok, ci sto capendo molto ma molto di più. Vediamo un po'. No, no, sono tutti smontati. Non so perché abbiano i fanali accesi, però si sono tutti smontati dal primo all'ultimo. E niente, visto che sono praticamente tutti morti, o buggati, o chi cocchio lo sa, direi di rifornire innanzitutto il veicolo in questione. Rubiamo un po' di benza dai veicoli limitrofi. Sai che non colpisco erroneamente il tanicozzo? Se no piango nel profondo, dovrebbe esplodere o danneggiarsi, bucarsi, chi più ne ha più ne metta. E voilà! Che poi siamo onesti, da quando hanno introdotto le mod all'interno di Teardown, il gioco ha raggiunto delle potenzialità veramente infinite. Oh, ok, sì, lo so, ci sono altri veicoli, ma questo consuma... Ho visto cose? Sì, dicevo, consuma decisamente molto meno degli altri. Abbiamo tre quarti di serbatoio praticamente pieno. Il problema maggiore di Teardown, come avrete sicuramente notato, è l'ottimizzazione. Pertanto lagga sempre... Ecco, le ultime parole famose. Lagga sempre schifo. Aspetta, 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 aspetta. Non era quello che volevo fare. Decisamente no. Ok, tira giù tutto. Ma che belli effetti di luce. Tira giù molto di più, dannazione. Vediamo un po'. C'è qualcosa? Sarà dell'acqua probabilmente. E un accendino. Oh, meglio che nulla. Probabilmente ci permetterà di illuminare delle zone, di dar fuoco a qualcosa. Ottimo, vediamo di riprendere il viaggio. Anche se siamo nel cuore della notte, quindi la visibilità fa schifo al cocchio. Un altro checkpoint. Strano che non ci stiano sparando, sta cosa non mi convince. Il problema maggiore è che il framerate sta andando completamente a farsi benedire. E... no, è buggato. Non c'è più nessuno, gioco, dai. Non riesco a fare niente in queste condizioni. C'ho 7 frame al secondo. Non ci credo, mi sono distratto 5 secondi e mi sono schiantato male contro questo veicolo facendo fuori i fanali anteriori. Ma che stracocchio di sfiga. E il veicolo non so perché è praticamente bloccato. Oltre il mio framerate che fa schifo. Provo a proseguire a piedi, ragazzi, ma... senza gli NPC non è la stessa cosa. Niente, ho provato anche a ricaricare dal salvataggio rapido. 10 frame al secondo, è ingiocabile. Guardate che lag, guardate che cocchio di lag, ma dai. 6 frame al secondo. No, 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 signori, devo interrompere perché... non si può fare niente in queste condizioni. Buono, signori, io direi quindi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Vedo se la aggiornano e fixano questi problemi, perché, porco cane, ammetto, è una mod molto promettente e che mi piacerebbe testare fino alla fine. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace o vi investo male col mio caro armato, e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!